Renzo si allontana di corsa e fugge. Esce da Porta Orientale e poi, con molta circospezione, cammina in direzione del fiume Adda, che fa da confine con lo stato di Venezia. Egli vuole trovare rifugio nel Bergamasco, presso il cugino Bortolo, fuori dal territorio di Milano. Giunto verso sera nel paese di Gorgonzola, si ferma in un'osteria per mangiare e per chiedere nuove indicazioni per raggiungere il fiume e un punto in cui poterlo attraversare. All'osteria arriva un mercante proveniente da Milano che si mette a raccontare le sommosse e le violenze avvenute quel giorno in città. Renzo ascolta tutto con molta attenzione, ritirato in un angolo del locale, ma viene preso da nuova agitazione quando sente riferire accuse ed episodi contro i più pericolosi tra i dimostranti, tra i quali riconosce anche se stesso. Non appena riesce a farlo senza destare sospetti, paga il conto e si allontana dall'osteria.